Il signor Fallaninna, da Favole al telefono di Gianni Rodari. Il signor Fallaninna era molto delicato, ma tanto delicato che se un millepiedi camminava sul muro, lui non poteva dormire per il rumore. E se una formica lasciava cadere un granellino di zucchero, balzava in piedi spaventato e gridava: «Aiuto, il terremoto!» Naturalmente non poteva soffrire i bambini, i temporali e le motociclette, ma più di tutto gli dava fastidio la polvere sotto i piedi. Perciò non camminava mai, neanche in casa, ma si faceva portare in braccio da un servitore molto robusto. Questo servitore si chiamava Guglielmo e dalla mattina alla sera il signor Fallaninna lo copriva di strilli. «Piano, Guglielmo, fa ben pianino, se no mi rompo!» A non camminare mai diventava sempre più grasso e più diventava grasso, più diventava delicato. Perfino i calli sulle mani di Guglielmo gli davano noia. «Ma Guglielmo, quante volte ti devo dire che per portarmi devi metterti i guantini?» Guglielmo sbuffava e si infilava a fatica certi guantoni che sarebbero andati larghi a un ippopotamo. Ma il signor Fallaninna era ogni giorno più pesante e il povero Guglielmo sudava d'inverno come d'estate. E una volta gli venne in mente: Che cosa succederebbe se buttassi giù il signor Fallaninna dal balcone?» Successe che proprio quel giorno il signor Fallaninna si era messo un vestito di lino bianco e quando Guglielmo lo buttò giù in effetti dal balcone cadde su una cacchettina di mosca e si fece una macchiolina piccolissima sui calzoni. Per vederla ci voleva la lente, ma Fallaninna era tanto delicato che morì per il dispiacere.